Assessore Castiglione, oggi si parla di abusivismo commerciale, di modifiche alla legge 135. Quali le novità? Le novità si cerca di normare e mettere un po' di ordine all'interno di un settore forse abbandonato a se stesso, dove i comuni non avevano nemmeno una legge regionale sulla quale poter far leva e poter predisporre le azioni di contrasto verso chi vende o occupa il suolo in maniera abusiva. In questo modo tutti coloro i quali occupano il suolo abusivo o vendono merci contraffatte, i singoli comuni con questa legge possono requisire la merce, la possono e la devono comunque distruggere entro 48 ore. Se ci troviamo di fronte a merce di genere alimentare, sono ancora, cioè non sono in scadenza, possono essere dati in beneficenza. Cosa nuova rispetto all'altra regione, può essere requisita anche l'automezzo che serve per trasportare la merce contraffatta, allorquando l'automezzo è parte integrante dell'impresa. In questo modo questa legge ha una funzione sia sociale che economica che anche di sicurezza, in quanto si va a contrastare un commercio sommerso, un commercio che crea sia l'illecito commerciale sia l'indebito arricchimento di chi non rispetta le regole del territorio italiano in cui si va comunque a fare del commercio ambulante e tutto ciò che c'è dietro la merce contraffatta. Non è un provvedimento di legge, come qualcuno può dire, contro gli extracomunitari e poi il sottoscritto sa quando sta a cuore questo settore, anzi tutt'altro, li vuole tutelare dai contraffattori, da quelle associazioni malavitose che si nascondono e si celano verso questi soggetti meno coperti, meno abbienti.